Ciao amici di Pizza, Pane e Fantasia, oggi insieme alla mia bellissima bimba prepareremo delle... Buonissime focaccine. Allora, cosa dobbiamo fare per prima cosa? Pesare Pesare la... farina. Bene, allora ne mettiamo 450 grammi, di questa che hai appena preso 300 grammi, vai. Guarda quanto siamo arrivati. 300 giusti, giusti, giusti! Brava! Bene, e adesso questa la mettiamo via, ne mettiamo altri 150 di questi, dobbiamo arrivare quindi a 450 grammi, vai! 440, benissimo, ok, siamo a posto con la farina, vero? Mettiamo la ciotola qui, a questo punto dobbiamo pesare l'acqua. Questo è un impasto molto semplice, dobbiamo dire a questi signori che ci guardano, vero? Abbiamo bisogno solo di 250 grammi di acqua. La peso io o la pesi te? Io. Vai, dobbiamo arrivare a 250 giusti, eh. Ecco qua, bene. A questo punto pesiamo 40 grammi di... Olio. Bene, dobbiamo arrivare a 40 grammi, eh. Quanti sono? 40 grammi. Giusti, giusti, giusti! Ma sei davvero super precisa! Grande! Molto bene, a questo punto dobbiamo pesare il lievito. Dobbiamo mettere 10 grammi di lievito. 8, dai. 8, va bene, 8, su. Bene, ora quel lievito lì lo sbricioli tutto nella farina. E adesso ti faccio fare una cosa sensazionale. Annusati le dita. Ah, come va? Come va? A questo punto dobbiamo fare due cose. Versiamo subito tutto l'olio nella farina. Ma tutto, tutto, tutto. Bravissima. Il sale lo mettiamo alla fine o adesso? Alla fine. Brava! Sì! A questo punto versiamo quasi tutta l'acqua. Vai, 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 vai. Ok, perfetto. Questo è un impasto davvero semplicissimo e se ne avete voglia potete realizzarlo anche a mano, vero? Noi lo facciamo con la planetaria. Un po' più Sì. comodo, vero? Già. A questo punto gira la manopola sulla prima Fiorello. velocità e premi on. Ecco qui che gira, guarda. Allora cosa ne dici Carlotta? Glielo facciamo vedere a questi signori dentro la planetaria cosa sta succedendo? Ecco qui, un impasto poco idratato. Quindi con calma versa ancora un pelino d'acqua. A questo punto non resta che far incordare bene l'impasto. Dopodiché procederemo ad inserire il sale, perché abbiamo detto che il sale lo inseriamo quando? Per ultimo. Brava. Va bene così. Vai, aumenta un po' la velocità. Un po', eh. Perfetto, bravissimo. Facciamo assorbire tutta quest'acqua. Quando tutta quell'acqua è assorbita, cosa facciamo? Ne mettiamo un altro goccino e mettiamo il sale. E poi abbiamo quasi finito, eh. Va bene? Hai visto Carlotta come è cambiato l'impasto? In questo momento abbasso un po' io la velocità perché mi trovo comodo. Quindi tu cosa fai? Inserisci il sale, puoi buttarlo giù tutto senza far cadere la ciotolina, eh. Brava, e inserisci ancora un po' d'acqua. Che l'abbiamo quasi finita, vero? Guarda, puoi metterla quasi tutta. Anche qua va bene tutta, sì, grande così. Ok, ora non ci resta che aspettare, vero? Che la ciotola sia di nuovo pulita, che l'acqua venga assorbita. Dai, premi il pulsante di spegnimento. Benissimo. Lo tiriamo via da qui. Guarda che arriva, arriva. Sì, ta-da! Allora vado a prendere dell'acqua e facciamo la prima piega qui. Boom! Boom! Diamo un colpo così. Boom! Coprilo con la ciotola, così non si secca. E fra 5 minuti o anche 10 minuti gli facciamo un'altra piega. Bene, ci vediamo fra 5 minuti. Ciao, sono passati esattamente 10 minuti. Quindi ora alziamo il coperchio e ora papà ti mostra cosa devi fare, perché te lo faccio fare anche a te, eh. Allora, con le mani facciamo una scivolata in così. Guarda, ora te lo metto in qua. Questo
Quindi tu da su lo mandi in giù. Brava, brava, vai, vai, vai. Vai, veloce, veloce. Wow, hai visto che non si attacca le mani? Ora ne faccio un'altra io. E siamo a posto. Lo facciamo arrivare a una volta e mezza il suo volume. Tra una volta e mezza e il raddoppio, va bene, uguale. E dove lo mettiamo a lievitare? Nel forno con la lucina accesa. Molto bene, metti il coperchio. Ciao, ci vediamo quando l'impasto è lievitato, vero? Sì. Ciao. Ciao. Benissimo, è passata un'ora e un quarto e controlliamo il nostro impasto. Cosa dici? Mamma mia, è cresciuto tantissimo. Vero, che bello. A questo punto cosa dobbiamo fare? Lo spostiamo un attimino. Spolveriamo un po' qui di farina. Bene, a questo punto dobbiamo fare tante palline quante ce ne escono. Allora, facciamo così, lo dividiamo a metà. Abbiamo due filoncini. Forte, forte, forte. Ok, vai. Quanti pezzettini. Le facciamo per le bambole quelle pizze. Quelle focacce. Hai ragione, sì, mi confondo sempre. Ti mostro cosa fare, questa è una cosa un po' difficilina, che fanno gli adulti, vero? Ok. Si schiaccia un po'. Posso provare a farlo? Sì, puoi schiacciare un po' e formiamo una pallina così, così. Così? Vai, sì, e poi bisogna chiuderla sotto. In come? In che senso? Ho provato a far così. Brava, va bene, uguale. Ok, allora una l'ho fatta io. Queste saranno belle grandi, queste focacce. Ma da così perché sono piccole? Come fanno? Perché devono ancora lievitare, di nuovo. Oh, mamma mia, e per quanto? Vediamo. La prima lievitazione è durata circa un'oretta. Questa può essere che ci voglia magari un po' meno. Lo vediamo. Tante lievitazioni, sa? Tante lievitazioni, eh sì. Una cucitura proprio abbiamo fatto, guarda. Vero? Sì, così sembra la pizza che uso a metà, tipo il calzettone. Il calzone. Ah, calzone. A questo punto dobbiamo coprire, mi aiuti? Ok, ora metti giù. Lasciamo riposare 10 minuti. Allora, benissimo, sono passati 10 minuti. A questo punto siamo pronti per formare le focaccine. Io schiaccio così, tanto dobbiamo togliere tutta l'aria perché non ci interessa in questo caso che ci sia aria dentro. Prendiamo il mattarello e stendiamo bene. E le stendiamo così, facciamo più o meno tonde. Allora, la mia è già venuta intanto tonda così. Eh sì, sei stata molto brava. Già. A questo punto cosa facciamo? Ognuna che prepariamo la adagiamo nella teglia, va bene? Perché poi dovranno lievitare ancora. Oh, mamma mia! Papà, ma sei sicuro che ci entreranno? A questo punto dobbiamo spennellarle con dell'olio, poi coprire con pellicola e aspettare la successiva lievitazione. Bravissima! Vai, tutta tutta. Sempre con molta delicatezza. Sì, perché sennò si bucca. Esatto. A questo punto non resta che coprire con pellicola. Vai, tieni stretta. Aspetta, taglio. Ecco qua. Ora queste dovranno crescere ancora. Forse 45 minuti, forse un'oretta. Sì, Ci vediamo più tardi, appena finirà questa successiva e ulteriore lievitazione. Ciao! Ciao! È passata circa un'ora e a questo punto siamo pronti per bucare le nostre focaccine. Questa non la buttiamo perché ci serve nuovamente. Perché? Perché devono lievitare ancora, ma solo 15 minuti poi. Allora, guarda cosa faccio. Mi bagno il dito nella farina. Faccio così
E poi faccio così, uno nel centro, veloce. Uno qui, uno qui, uno qui. Se appiccica, devo bagnare ancora. Così, così, così. Vedi? Ok. Vai. Fino in fondo, senza bucarlo troppo. Ecco, vai, vai. Fanne due. Ok. Vai. A questo punto lasciamo riposare per altri 15 minuti coperto. Abbiamo preriscaldato il forno a circa 200-210 gradi. Ora un pizzico di sale per renderle davvero saporite e poi non ci resta che... infornare! Sì! Neanche si vede quello che ho messo. A questo punto inforniamo. Okay? Inforniamo! Ed eccoci con le focaccine appena sfornate, ora le coloriamo con l'olio. Vai Carlotta, su, brava! Ne vuoi assaggiare una? Sì. Ora le finiamo tutte e poi ce le pappiamo. Cosa dici? L'assaggiamo? Sì. No, dai, lasciamole lì. No. E allora dai, assaggiamola. L'assaggi te prima. Ma sono delle nuvolette? Ma che sezzola! Morbidissima! Oh, mamma mia, che buona! Che bella! È buonissima! Non me l'aspettavo così! Wow! Sono venute buonissime! Ci facciamo colazione anche domani mattina, no? A questo punto, noi vi chiediamo solo due cose. Condividete il video e cliccate mi piace. Sì, ciao. Ciao. Salutare.